Disorientamento temporale, eloquio quasi assente e non comprensibile. Il referto compilato dal medico del carcere di Parma parla di un aggravamento delle condizioni del boss Bernardo Provenzano, trasferito d'urgenza in ambulanza dall'istituto penitenziario di Parma al reparto detenuti dell'ospedale Emiliano. Il capomafia di Corleone ieri è caduto e ha perso i sensi e ne è stato deciso il ricovero. Un quadro grave che si aggiunge a quanto accertato dai periti nominati dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo, che gli avevano diagnosticato un'encefalopatia vascolare, un deficit cognitivo, una recidiva del tumore alla prostata e il parkinsonismo. Imputato all'udienza preliminare del procedimento sulla trattativa Stato Mafia, il boss verrà sottoposto ad una perizia per accertare la capacità a partecipare al processo. Lo ha deciso il GUP, che il 7 dicembre incaricherà il suo perito, il professor Paolo Procaccianti. La difesa invece ha nominato il neurologo Francesco Bruno e la psicologa Antonietta Giuliani, mentre i PM il neurologo Andrea Stracciari e il neuropsichiatra Renato Ariatti. Provenzano compirà 80 anni il prossimo gennaio. Atto vandalico nei confronti della Polizia Municipale di Canicattì. Il fatto si è verificato venerdì scorso in piazza San Diego. Ignoti malviventi, mentre i vigili urbani stavano assistendo alla riunione del Consiglio Comunale, hanno mandato in frantumi il parabrezza di una Fiat grande punto in dotazione al corpo. A scoprire quanto era accaduto sono stati due uomini della pattuglia alla fine della seduta consiliare. Il comandante della Polizia Municipale di Canicattì, Diego Peruga, si è presentato alla caserma dei Carabinieri e ha sporto denuncia contro ignoti. I carabinieri di Cattolica Eraclea hanno arrestato Giovanni Candura, 81enne pensionato, con l'accusa di usura. L'uomo è stato bloccato subito dopo aver prelevato del denaro che stava per prestare ad un disoccupato cattolicese di 59 anni ad un tasso del 40%. Nel corso di una perquisizione domiciliare, il pensionato ha cercato di disfarsi del denaro che avrebbe dovuto prestare all'operaio. È stata la vittima ad ammettere poi di essere caduto nelle mani del presunto usuraio. L'uomo, dopo la convalida del fermo, ha avuto applicata la misura dell'obbligo di firma. Avrebbe abusato sessualmente di due adolescenti minori di 14 anni sofferenti di disagio psicofisico. È stato arrestato dai carabinieri un disoccupato di 19 anni di Val Guarnera in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP Francesco Pallini su richiesta del sostituto procuratore presso la procura dei minorenni di Caltanissetta. Il giovane avrebbe ripetuto gli episodi nel corso degli anni. L'indagato è stato trasferito presso una casa famiglia in provincia di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria. Condannato in primo grado a 20 anni di reclusione al termine del processo con il rito abbreviato per 11 mesi, arrestato nell'ambito dell'operazione Parabellum, è arrivata ieri la sentenza d'appello, che non si discosta da quanto deciso dai giudici nel corso del primo grado di giudizio. L'uomo è accusato di aver fatto parte di un commando che nel 1996 uccise un boss emergente di Niscemi. Il servizio. Sono stati confermati anche in secondo grado 20 anni di carcere per il niscemese Giuseppe Buzzone, 56 anni, che avrebbe fatto parte del comando che uccise l'emergente boss niscemese Alfredo Campisi e ferì allora suo braccio destro Giuliano Chiavetta. Niente sconti da parte della Corte d'Assise d'Appello di Catania, che ieri, come chiesto dal procuratore generale al termine della sua requisitoria, ha confermato il verdetto di primo grado emesso con il rito abbreviato nei confronti dell'uomo che, come aveva fatto il GUP un anno fa, anche ora è stato riconosciuto colpevole di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegale di arma da fuoco, tutti i reati a cui è stata attribuita l'aggravante di aver favorito Cosa Nostra. Inoltre i giudici d'appello hanno condannato Buzzone a risarcire in sede civile Marcello Campisi, figlio della vittima, e al quale è stata confermata la liquidazione di una provvisionale da 50.000 euro. In questo troncone processuale Buzzone era accusato di essere l'autista del gruppo di fuoco che entrò in azione il 6 novembre del 96 alle porte di Acate. Il carrozziere in particolare si sarebbe messo al volante della sua Fiat Tempra, che affiancò l'auto su cui viaggiavano Campisi e Chiavetta, oggi collaboratore di giustizia e all'epoca uno dei minorenni che l'altro aveva arruolato come suo scagnozzo. A sparare fu Antonino Pitrolo, pure lui pentito, che esplose dal finestrino una raffica di proiettili con una pistola semiautomatica. Campisi morì sul colpo, mentre Chiavetta restò ferito, ma si finse morto e si salvò. Durante l'inseguimento l'auto di Buzzone si schiantò con l'auto di Campisi, tant'è che i poliziotti la ritrovarono distrutta sulla strada in cui avvenne l'imboscata. Per depistare le indagini, secondo l'accusa, il giorno stesso Buzzone si presentò in commissariato simulando il furto dell'auto. Il delitto di Campisi è stato riaperto alla squadra mobile di Caltanissetta 2 anni fa,
Con l'operazione Parabellum, Campesi venne eliminato perché stava creando un gruppo sganciato dalla famiglia niscemese di Cosa Nostra, così da gestire autonomamente estorsioni e traffico di droga, una spaccatura che pagò con la morte. Il GIP del Tribunale di Gela, Lirio Conti, ha disposto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari per il consulente finanziario ed ex patrone dell'Agracas Calcio Giuseppe Deni, 56 anni. Il giudice, lo stesso che lo scorso luglio emise l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Deni e per altri componenti di una presunta organizzazione criminale dedita alle truffe nell'ambito della maxi inchiesta Cash Flow condotta dalla locale procura, ha applicato all'indagato la misura dell'obbligo di firma. Il giudice monocratico della sezione penale del Tribunale di Agrigento ha condannato Ignazio Valenti, 35 anni, e la madre Rosa Volpe, di 55 anni, di Favara a 10 mesi di reclusione. I due imputati erano accusati del reato di danneggiamento a seguito di incendio, in particolare di aver dato fuoco nel febbraio dello scorso anno all'autovettura di proprietà dell'avvocato Salvatore Virgone, anch'egli di Favara. I due avrebbero agito contro il legale perché lo ritenevano reo di aver difeso in un procedimento l'ex marito della donna. I carabinieri di Caltanissetta hanno denunciato due palermitani trovati in possesso di un fucile subacqueo. I militari dell'arma, durante un normale controllo, hanno trovato a bordo della Mercedes condotta da un 45enne di Palermo un fucile solitamente usato per la pesca subacquea. L'arma usata per la pesca sottomarina era tenuta nel bagagliaio dell'autovettura, senz'altro materiale riconducibile alla pesca. L'uomo non ha dato spiegazioni circa le motivazioni del possesso del fucile. I militari, nel corso del controllo, hanno anche rinvenuto un coltello a scatto con lama da 9 centimetri che è stato sequestrato. Un incendio molto probabilmente di natura dolosa ha distrutto la notte scorsa il bar Olimpia a Sciacca, situato in via Giuseppe Licata. Ingenti danni, i proprietari hanno riferito di non aver ricevuto mai richieste estorsive o minacce. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Sciacca. Un attentato intimidatorio è stato perpetrato ai danni di una delle imprese impegnate nei lavori del raddoppio della statale 640 Agrigento-Caltanissetta. Ignoti malviventi sono penetrati all'interno del cantiere della ditta Agrigento-Scarla in Contrada Note ed hanno preso di mira tre scavatori, mandando in frantumi i vetri delle cabine di ciascun mezzo. Ad avvertire i carabinieri che hanno avviato le indagini sono stati i responsabili della ditta accortisi dell'accaduto lunedì mattina. Fiamme nella notte a Gela, in via Salvo, ignoti attraverso l'utilizzo di liquido infiammabile, hanno dato fuoco ad un'autovettura di proprietà di un gelese di 39 anni. L'incendio, domato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, ha distrutto completamente il mezzo, una Citroen C3 con danni in corso di quantificazione. Nel corso degli accertamenti la polizia ha trovato nei pressi una bottiglia con delle tracce di liquido infiammabile. Un'anziana di Gela di 80 anni è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Garibaldi di Catania dopo essere rimasta vittima di uno scippo avvenuto ieri pomeriggio in via Giuffrida nel quartiere Sant'Ippolito. La pensionata è stata derubata della propria borsa, strattonata violentemente battendo la testa sull'asfalto. Ad agire probabilmente due ragazzi. Il comandante territoriale dei carabinieri, il colonnello Alessandro Magro, ha invitato pubblicamente chi ha visto qualcosa a segnalare ogni minimo elemento utile per risalire agli autori del gravissimo episodio. Una busta contenente due proiettili calibro 9 e un foglio con minacce è stata recapitata ad una dipendente del comune di Gela, funzionario dei servizi sociali, Maria Rosa Rinciani, di 53 anni. Hai una bella famiglia, c'è scritto nella lettera, fatti gli affari tuoi. Una denuncia è stata presentata ai carabinieri che hanno avviato le indagini, numerosi i messaggi di solidarietà per il sindaco di Gela, Angelo Fasulo. Si tratta di un episodio molto grave, un gesto vergognoso che merita la ferma condanna da parte delle istituzioni e di tutti i cittadini onesti, sul quale mi auguro, ha concluso, venga fatta luce al più presto. Si è aperta questa mattina alle 11:19 la seduta che dà il via alla 16ª legislatura del Parlamento siciliano. Ad aprire la seduta è stato il deputato Giovanni Greco in qualità di parlamentare più anziano. Dopo l'insediamento dell'ufficio di presidenza provvisorio si è proceduto con il giuramento dei 90 deputati. Greco ha chiamato ai banchi della presidenza i due deputati più giovani, Giannina Ciaccio del Movimento 5 Stelle e Toti Lombardo dell'MPA, che come da regolamento parlamentare in questa prima seduta
svolgeranno la funzione di deputati segretari. Dopo aver fatto l'appello nominale dei parlamentari, Greco ha invitato il governatore Rosario Crocetta, che indossava per l'occasione una cravatta con strisce blu, rosse e gialle, la scritta Sisili, e gli assessori regionali. Crocetta ha quindi presentato gli assessori citandoli per nome e cognome con le relative deleghe, due gli assessori assenti, Antonino Zichichi in quanto non si è ancora insediato e Nicolò Marino che attende invece il nulla osta del CSM. Nel corso della seduta inoltre sono state avviate le trattative per la scelta del presidente dell'ARS con il nome di Ardizzone, nei confronti del quale non c'è stata al momento la convergenza di 60 deputati. Sarei felice se la Sicilia fosse piena di centrali nucleari, centrali sicure e controllate, costruite da veri scienziati, lo ha dichiarato ieri il neo assessore alla cultura della regione siciliana Antonino Zichichi. Immaginate di avere una macchinetta dove metti un euro ed esce un panino, ha spiegato Zichichi, è una macchinetta identica dove metti sempre un euro ed escono 1 milione di panini. Voi chi scegliereste? Un milione, è chiaro. Ecco, questo, ha concluso Zichichi, è il vantaggio dell'energia nucleare per il genere umano. Le dichiarazioni di Zichichi hanno suscitato diverse polemiche. Lo stesso presidente della regione Crocetta è intervenuto su quanto dichiarato dal suo assessore. Con il referendum che si è svolto a giugno del 2011, gli italiani hanno detto no all'energia nucleare. In quell'occasione i siciliani si sono espressi con oltre 2 milioni di voti contro quel tipo di energia, lo ha spiegato, lo ha dichiarato il presidente Crocetta per commentare le dichiarazioni rese da Antonino Zichichi. Io sono sempre stato contrario alle centrali nucleari, ha concluso Crocetta. Rispetto le opinioni del professore Zichichi, ma tale parere non rappresenta il punto di vista del governo della regione siciliana da me presieduto. Siamo costernati, ha dichiarato invece Mimmo Fontana, presidente regionale di Legambiente Sicilia, per il fatto che l'assessore Zichichi non potrà raggiungere la felicità, almeno non attraverso la proliferazione di centrali nucleari sul territorio siciliano. Lo informiamo, qualora gli fosse sfuggito, ha continuato Fontana, che il popolo italiano in due diverse occasioni, a distanza di 26 anni, si è a larghissima maggioranza espresso contro l'opzione nucleare. Non siamo certamente preoccupati, ha continuato Fontana, per i pensieri in libertà dell'assessore, che per l'altro non sono nemmeno una novità. Auspichiamo però che l'assessore Zichichi profonda le sue energie per ricostruire il settore dei beni culturali, strategico per la Sicilia, distrutto negli ultimi anni dal governo lombardo. Diventa sempre più vicina la possibilità di rinnovo del contratto dei precari in servizio presso gli enti locali della Regione Sicilia. Una circolare dell'assessorato regionale al lavoro spinge i sindaci ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare la prosecuzione dei contratti in scadenza. Il servizio. Potrebbe essere arrivata ad una svolta la lunga trattativa per arrivare al rinnovo dei contratti dei precari degli enti locali della regione. Infatti, con una circolare inviata a tutti i sindaci, l'assessorato regionale al lavoro ha invitato gli amministratori a procedere senza indugio all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la prosecuzione dei contratti scadenti. Il presupposto della circolare firmata dalla dirigente Anna Rosa Corsello è che la Regione finanzierà il rinnovo dei contratti. La prosecuzione dei rapporti di lavoro, si legge nel provvedimento, è espressamente prevista dall'articolo 7,1 della legge 241 del 2010, e quindi la relativa copertura finanziaria dovrà obbligatoriamente essere garantita nell'ambito della legge di bilancio. La circolare completa un percorso amministrativo che permette di rinnovare solo i contratti in scadenza al 31 dicembre. Le proroghe potranno essere fatte da sindaci e presidenti di provincia per un numero di anni uguale a quello previsto dal contratto scaduto. La maggior parte dei precari attualmente è in servizio per 5 anni, ma ce ne sono altri che hanno contratti da 1 o 2 anni. La circolare è stata emanata su input del presidente Rosario Crocetta, che la scorsa settimana a Roma ha avuto rassicurazione dal governo nazionale sulla possibilità di ottenere deroga alla legge che proibirebbe proroghe e stabilizzazione. Un emendamento sarà inserito in questo senso dal Ministero dell'Economia nella legge di stabilità. Il voto in questi giorni dovrebbe permettere a tutti gli LSU di avere in ogni caso almeno
7 mesi di rinnovo. Inoltre, una legge regionale, quella richiamata nella circolare, che consente di rinnovare solo i contratti in scadenza entro fine anno, a patto però che si trovi la copertura finanziaria, passaggio che secondo la circolare sarà garantito con la finanziaria regionale che il governo ha cominciato a disegnare ieri. Il problema della copertura finanziaria era stato sollevato dagli stessi sindaci che, temendo un passo indietro della regione, non hanno avviato fino ad ora le procedure per il rinnovo dei contratti. Al contrario, avevano predisposto la macchina amministrativa per il licenziamento degli LSU. Le risorse per i precari quindi verranno trovate con la manovra finanziaria regionale allo studio da ieri fra Crocetta e il mio assessore Luca Bianchi. Sulla manovra è intervenuto anche Giampiero D'Alia, leader dell'UDC siciliano, che ha dichiarato che questa è una giusta manovra economica che deve andare verso una politica di risparmio per usare le risorse in favore delle tantissime famiglie che non arrivano a fine mese. Era atteso come uno spartiacque il ballottaggio tra Renzi e Bersani per modulare nuove strategie nel PDL a partire dallo scioglimento del nodo delle primarie. Il consigliere provinciale di Agrigento del PDL Mario Lazzano invita il suo partito a rimanere unito anche in vista delle elezioni nazionali. La vittoria di Bersani, ha dichiarato Lazzano, lo stesso Berlusconi non l'ha mai nascosto, chiama in causa specularmente una presenza in campo nuovamente del Cavaliere, non solo. Ma dalla vittoria del leader del PD, continua Lazzano, emerge con nettezza che l'asse della coalizione si sia spostato ancor più a sinistra e che il condizionamento del partito di Vendola sarà pesantissimo. A maggior ragione il PDL, ha concluso, ha il dovere di restare unito e di mettere subito in piedi una credibile alternativa per il governo del Paese. Il raggruppamento di imprese che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti per conto della GESA hanno deciso di prorogare al 30 dicembre prossimo la rescissione del contratto a causa del mancato pagamento di diverse fatture. Nel frattempo, i comuni aderenti al lato AG2 hanno tempo fino al 14 dicembre per la presentazione dei piani di rientro al fine di ottenere la prima tranche di anticipazione dalla regione. Il commissario liquidatore Teresa Restivo ha inoltre contattato l'AIPA di Milano per altre anticipazioni da utilizzare per il pagamento dei fornitori. La regione infine si occuperà del pagamento del 70% dello stipendio di settembre ai lavoratori, il restante 30% spetterà a GESA. Giornata di sciopero generale oggi a Lampedusa, gli isolani chiedono la proroga della moratoria fiscale da parte del governo centrale e la dilazione prevista dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri che riguarda le rate pregresse che altrimenti devono essere pagate subito. Per il sindaco Giusi Nicolini la protesta è più che legittima, questo problema, ha dichiarato, condiziona moltissimo l'intero comparto economico dell'isola. Sono vicina agli imprenditori che stanno correndo il rischio di essere soffocati da una moratoria fiscale che gli si sta ritorcendo contro se non si ottiene subito una proroga, ha concluso il sindaco Nicolini. E se non si decidono le regole che riguardano una rateizzazione, potrebbero essere molte le aziende che chiuderanno per fallimento. Sarà il presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi, ad inaugurare l'InfoPoint di Palma di Montechiaro. La manifestazione avverrà domenica prossima all'interno del Palazzo Ducale. La nuova struttura turistica sarà ubicata all'interno dell'ex carcere, oggi annesso al Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro. L'InfoPoint è il frutto di un percorso politico avviato dalla provincia regionale di Agrigento su tutti i 43 comuni del territorio agrigentino. Torna ad occuparsi dei pendolari della tratta Favara-Palermo il consigliere comunale di Favara Giuseppe Nobile. Lo stesso ha protocollato oggi un'interpellanza indirizzata al sindaco, all'assessore al ramo e al presidente del consiglio circa il ripristino e l'installazione di nuove pensiline presso il piazzale Giochi Olimpici e in altri punti della città, coperture che serviranno a riparare quanti giornalmente costretti ad andare nel capoluogo siciliano attendono i mezzi gommati. La richiesta del consigliere arriva dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini e constatato come in vari punti di Favara le pensiline presenti sono malandate o distrutte da atti vandalici o calamità naturali. Bagno di folla ieri pomeriggio al Teatro Pirandello di Agrigento per il presidente dell'Inter Massimo Moratti, che ha ricevuto il premio tra etica e sport voluto dall'Ital Press e dal senatore agrigentino Benedetto Adragna. Con Moratti è stata premiata tutta l'Inter per l'opera
Intercampus, un progetto partito 15 anni fa e che adesso è una realtà in diversi paesi poveri del mondo. Un progetto questo per cui Moratti e tutta l'Inter è stata chiamata in America per relazionare nella sede dell'ONU. Sempre nell'ambito della manifestazione è stato presentato il disegno di legge riforma della giustizia sportiva a firma dei senatori Adragna e Casson dalla Croazia, dove si trova in occasione dei 100 anni della locale federazione. È intervenuto anche il presidente della federazione Gioco Calcio Giancarlo Abete. Moderatore del dibattito è stato il giornalista Italo Cucci. Con il nostro disegno di legge non si tocca e non si vuole toccare l'autonomia dello sport, ha dichiarato il senatore Adragna. Chiediamo di rendere sempre più credibile la giustizia sportiva anche agli occhi degli stessi sportivi. Open Day alla scuola Rapisardi di Canicattì, quest'oggi un'importante iniziativa che ha permesso ai genitori degli studenti di conoscere programmi e progetti della scuola. L'intervista. Open Day quest'oggi al primo circolo Rapisardi di Canicattì, una bella iniziativa che permette ai genitori di toccare da vicino tutto quello che la scuola ha realizzato e deve realizzare nel corso dell'anno. Sì, questo è il secondo anno che noi organizziamo l'Open Day, o meglio in italiano la scuola aperta al territorio e in particolar modo naturalmente ai genitori. In questo modo noi rendiamo conto di quella che è la nostra offerta formativa, sia quella che è stata programmata per quest'anno e sia il risultato dello scorso anno. Ma quello che mi preme dire è soprattutto il fatto che l'Open Day viene gestito direttamente dagli alunni di quinta, dei nostri alunni in uscita, naturalmente guidate dagli insegnanti. E questo perché c'è un obiettivo formativo preciso, che è quello di dare la possibilità agli alunni di sperimentare quelle competenze che sono poi quelle che si porteranno nella vita, le cosiddette competenze esistenziali o competenze chiave di cittadinanza, cioè il saper comunicare adeguatamente perché accolgono i genitori, li guidano nelle varie attività della scuola, le spiegano, quindi rinforzano un po' quello che sono le competenze linguistiche e soprattutto anche il saper affrontare piccoli problemi, il saper organizzare, sono, diciamo, obiettivi importanti su cui già nella scuola primaria si lavora. Un momento che arriva anche in prossimità delle festività di Sì. Natale, vediamo alle sue spalle un presepe realizzato dagli studenti della scuola, ecco, quindi c'è un motivo in più per sottolineare l'importanza di questo momento. Sì, in effetti questo presepe è il risultato di un progetto che è stato attivato quest'anno con gli alunni di una classe terza, una classe quinta, è il presepe che si inserisce in un progetto più ampio, che è quello dell'intercultura. Infatti, se voi guardate bene, i personaggi di questo presepe provengono da diversi continenti. In questa scuola si lavora molto sull'intercultura, perché è la scommessa di questo secolo, cioè se la scuola, che è un'agenzia educativa forte, rimuove queste problematiche, non svolge il proprio ruolo. Noi dobbiamo aiutare i nostri alunni a comprendere i fenomeni che sono alla base dell'immigrazione, che sono poi gli stessi che sono stati alla base dell'emigrazione che ha interessato la nostra popolazione. Abbiamo bambini che vengono anche da paesi europei e quindi lavoriamo moltissimo su questi aspetti perché crediamo che così si possa veramente costruire un futuro migliore per loro e anche per noi. Quindi sono stati fatti dai bambini con materiale di riciclo, sono delle bottiglie vuote, delle palline di ping pong, direttamente dalle loro manine. Che cos'è il POF? Il POF è un documento informativo che spiega i progetti della nostra scuola, come per esempio quello di pianola o quello di canto, e c'è anche quello di chitarra. E niente, e oggi è una giornata molto importante perché c'è l'Open Day, che sarebbe il giorno aperto ai genitori che vogliono visitare la scuola, possono assistere alle lezioni, quelli del prof danno alla gente questo testo informativo nel caso volessero sapere come è fatta la nostra scuola. E niente, posso dire solo questo: la nostra scuola compie 100 anni quest'anno. E adesso, prima di salutarci, diamo uno sguardo alle previsioni del meteo.
Previsioni meteo per giovedì 6 dicembre in provincia di Agrigento: cielo sereno poco nuvoloso, in Sicilia le temperature minime oscilleranno tra i 0 gradi di Enna e i 12 di Trapani, le massime dai 6 gradi di Enna e 15 di Siracusa. Si conclude con le previsioni del meteo il nostro telegiornale di oggi. Grazie per averci seguito. Vediamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.